La rubrica dal titolo Un Vangelo per me, un Vangelo per te, un Vangelo per tutte e tre. E vi leggerò una parabola. Dalla seconda lettera ai Corinti. Cari Corinti, potevate almeno rispondere alla prima di lei. Ci sbagliate la parabola. Adamo ed Eva, riassunto le puntate precedenti. In 6 giorni il Signore aveva creato tutte le cose belle, il sole, la luna, il lusceme Maradona, la porpora, i puffi e tutti gli animali del creato. E il Signore disse, orsù, prendiamo del panco. Poi disse, orsù, impastiamolo. Poi disse, orsù. Orsù deve essere tipo 1, 2, 3 stelle, non so esattamente. Dopo lo impastò e ci sputò sopra e nacque Adamo. E Adamo disse, cazzo, cominciamo bene. E il Signore gli fece l'anestesia totale e fece la donna. E Adamo disse, Signore, manca un pezzettino. E il Signore disse, no, quella è la donna. Fatta proprio quella maniera. Fatta così. E Adamo disse, Signore, mancano 3 etti, si vede a occhio nudi, per piacere. Il Signore disse, no, quella è la donna. E li mise in un posto così bello che si chiamava come un cinema a luci rosse, Eden. E disse, qui starete come papi. E Adamo disse, che cos'è un papa? E il Signore disse, un lapsus che farò in seguito, non ti preoccupare. E il Signore disse, qui potete mangiare di tutto, fritto misto, pane e Nutella, pizza margherita. Ma le mele no! Le mele no! E Adam disse, non mi incazzare! Ci stanno l'arancia, mangia l'arancia! A me l'arancia mi piacciono! Ora, Adamo dava il nome agli animali, diceva, tu ti chiamerai levriere, tu ti chiamerai porco! E il porco diceva, che cazzo, chi levriere, i porco! No. E dov'è la giustizia divina? Cosa dovrei dire io, disse lo scarrafone? In questo Eva stava vicino ad un albero, si girò e vide un serpente. Disse, che schifo! Un serpente! Il serpente disse, si balla tu! E il serpente disse, la frutta fa bene, contiene le vitamine. Una mela al giorno leva il medico di torno. Meglio farsi le mele che farsi le pere. Se mangerete di questo frutto diventerete intelligenti. Eva disse, ma noi siamo già intelligenti. E il serpente disse, cazzo, chi l'onore che parla con un porco ti pare intelligente. È vero. È vero, disse Eva, e sputò in faccia ad Adamo. E Adamo disse, che giornata è merda. Sono nato oggi e già hanno sputato in faccia due volte. Ed in questo arriva il Signore adirato come non mai e disse, vi caccio quanto è vero Dio. Eva disse ad Adamo, diciamogli che siamo atei. Bossi, Adamo lo conosco personalmente. E il Signore disse, fuori di qua, donna, tu partorirai con gran dolore. Uomo, tu lavorerai con gran sudore, se troverai lavoro sempre. E la terra produrrà spine e sofferenze. E Adamo disse, una mela, domani te ne porto 1 chilo. Non è per la mela, disse il Signore, è una questione di principio. Oggi la mela, domani la collezione di francobolli, alla fine volete creare voi come Craxi, fuori qua, via! E uscirono dal paradiso terrestre. E Adamo disse, Eva, ti ha detto nulla la mamma? E disse, cazzo, la mamma sono io. E così andarono per tentativi. E dopo molti tentativi, prima un piede in bocca, poi un ginocchio in un orecchio, poi un dito nell'occhio, finalmente si conobbero in senso biblico. E Adamo disse, è un piacere conoscerti, a te che te ne pare, bambola. Eva disse, certo, meglio di quando mi hai infilato il gomito sotto l'ascella sicuramente. E quella notte Eva rimase incinta e Adamo disse, che iella, la prima botta, vediamo. E fu così che fu gettato il seme del primo uomo e della prima incomprensione. Ed Eva chiese, come lo chiamiamo? E Adamo disse, guarda, se esce da dove sono entrato io,
lo chiamiamo Mandrake nell'eventualità. E invece nacque Caino e Adamo volle conoscere Eva di nuovo, ma il Signore vide e disse Adamo, e Adamo che stava conoscendo proprio in quel momento, disse questa è la segreteria telefonica di Adamo, non sono in casa, il Signore disse Adamo non fare il cretino, smetti di fornicare, Adamo disse bambù, e le mele no, e fornicare no, ma fatti uno psicanalista però tu, eh. E quella notte Eva rimase incinta per la seconda volta, e allora Adamo pregò il Signore e disse Signore, non potresti creare la farmacia? Sai come vanno le cose, far bene la conoscenza, fa bene alla conoscenza. Ma il Signore non creò la farmacia e da allora ogni volta che Adamo voleva conoscere Eva, a Eva ci faceva male a capa. E questa fu la vera maledizione dell'umanità. Parola di Gesù.